Beh, un altro grande tassello al processo di crescita di IRCCS e Bellis del nostro istituto. Abbiamo recuperato ambienti che negli anni erano rimasti non abilitati alla struttura e precedentemente destinati alle vecchie sale operatorie di ostetricia e ginecologia. Un obiettivo fortemente voluto dal CIV e realizzato dalla direzione strategica che ringrazio. L'abbiamo potuto realizzare con un finanziamento regionale di circa 1 milione di euro. Qui ringrazio anche il Presidente Emiliano, la Giunta regionale, l'Assessorato alla Salute, il Dipartimento. Abbiamo rimodernato e reso tecnologicamente avanzate due sale operatorie, la cui una servirà alla chirurgia addominale non oncologica e l'altra alla chirurgia bariatrica. Una chirurgia bariatrica che come dire, sta avendo dei risultati e sta crescendo esponenzialmente da noi qui al De Bellis, ad un anno e mezzo dalla sua istituzione, magistralmente condotta dal professor Cristiano Giardiello. Nel solo 2023 sono stati effettuati circa 130 interventi, abbiamo quasi terminato il processo di accreditamento come struttura di eccellenza presso SICOB, che è la Società Italiana di Chirurgia Bariatrica, e in Puglia in così poco tempo siamo diventati i numeri uno come chirurgia bariatrica tra le strutture pubbliche. Nel 2024, con queste due nuove sale operatorie, contiamo di programmare fino a 1.000 interventi. Potenzialmente 1.000 interventi di chirurgia bariatrica durante l'anno e 1.500 interventi di chirurgia minore, di chirurgia addominale non oncologica. Quindi un gran risultato per il nostro istituto. Grazie. Sì, continua il processo di infrastrutturazione di questo centro di eccellenza. Abbiamo prima fatto in modo che venissero i medici migliori, quelli che permettono anche di avere una cassa di risonanza al di fuori del territorio di riferimento. Poi li stiamo piano piano dotando di tutte le infrastrutture che servono perché loro possano operare in sicurezza e soprattutto abbattendo le liste d'attesa. E insomma, continuiamo quel processo che 7 anni fa ha visto questa struttura sull'orlo della chiusura diventare invece adesso un centro di eccellenza che non è solo a disposizione di un paese, ma è a disposizione di tutta la regione e di tutta l'Italia intera. Facciamo dei numeri straordinari, penso che all'inizio del prossimo anno si rendiconterà anche il lavoro fatto e avremo modo anche di spiegare quanto di buono sia stato fatto. Ovviamente è chiaro che questi sono piccoli segnali ancora rispetto alle tante esigenze che abbiamo, ma per poter rispondere a tutte queste esigenze c'è necessità che il governo liberi risorse e autorizzi le regioni come la Puglia, che stanno spendendo in maniera virtuosa, a poter assumere i medici e gli infermieri che servono. Chiediamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica, per ottenere che saranno accolti e su quanti si prodigheranno al loro servizio. Ascoltiamo ora la parola. Capoli da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Dia aiuto, perché dia consolazione, dia fiducia, dia speranza a tutti. Una parola per gli operatori, ecco, accanto a chi soffre. Non solo per curare le malattie, ma anche per far sentire una prossimità, una vicinanza alle persone, perché chi vive il momento del disagio causato dalla malattia può
possa sentire, ecco, questa carica di umanità e affrontare. E il Signore si serva di tutti quelli che opereranno in questo luogo per, ecco, compiamo questo rito della benedizione della nuova sala operatoria. Ecco, è bello che questo luogo, nostre infermità e debolezze, con la potenza dello Spirito Santo, e invita la tua potente benedizione su questo luogo, perché diventi nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene nel tuo amore. Ecco, lo sguardo di Maria sia sempre su tutti quelli che vivono un sostegno e un conforto. Ave o Maria. Li abbiamo adeguati. Certo. Solo con Dio la più agile. No, diciamo che qui possiamo fare quello che abbiamo fatturato. L'anno preciso. La memoria storica. No, prima. Alla costruzione.